Ancora un ospite in studio, un ospite un po' diverso dai soliti, perché è un politico, ma un politico doc, come si dice, cioè un politico che non verrà a fare della politica qui, ma a parlare anche della sua vita, parlare di quello che è stato il suo percorso prima di arrivare alla politica. Si tratta di Marzio Olivero, che è un assessore all'ecologia, all'ambiente, ai trasporti, all'acqua, eccetera, eccetera. Benvenuto, ben trovato. Grazie. Tu da dove nasci? Politicamente nasco tardi, relativamente tardi, perché io sono rimasto orfano di mio papà quando avevo 8 anni e mia mamma mi ha di fatto impedito, nonostante avessi sempre avuto la passione della politica, di iniziare a far politica quando avrei desiderato, quindi nelle organizzazioni giovanili. Mia mamma diceva sempre, qui a casa mia la maggiore età, ancorché nel 75 fosse stato abbassato il limite di 18 anni, rimane a 21, e quindi io fino a 21 anni non ho potuto fare politica. A 21 ho iniziato il mio percorso politico, allora nel Movimento Sociale Italiano, che era già il partito a cui apparteneva mio papà quando è mancato, era uno dei soci fondatori del Movimento Sociale qua a Biella. E prima di arrivare alla politica tu avevi già debuttato a Telebiella. Beh sì, quando avevo penso 8 anni proprio, avevo vinto un gioco a quiz che presentavate voi. Com'era la domanda? Difficilissima. Cosa fanno due muri quando si incontrano? Cosa fanno due muri quando si incontrano? Un angolo. E hai vinto? Ho vinto un set di coltelli straordinario che ancora oggi utilizziamo in casa, perché è eccezionale, ecco. Davvero. Cioè, Telebiella si continua ad allungare nel tempo anche tramite i coltelli. Assolutamente sì, il ricordo è sempre vivo. Benissimo, questo è, mi sembra un aneddoto da non dimenticare, perché fa parte anche della tua vita. Assolutamente sì. E della nostra. Certo, poi comunque dobbiamo considerare che allora Telebiella rappresentava un momento anche di celebrità e di notorietà di tutta la città a livello nazionale, perché evidentemente rappresentava un momento di svolta per quella che era l'informazione, e noi lo vivevamo in prima persona proprio perché vivendo nella città dove appunto nasceva questo straordinario progetto che tu hai. Sì, che era poi un progetto anche molto aperto a tutte le forze politiche. Voglio ricordare che è stato a Biella anche Almirante, nessuno lo ha accolto, poi è venuto nel nostro studio. E ringraziarla per la sua ospitalità, che mi ripaga della inospitalità di altri personaggi ai quali lei si è riferito, e di ringraziarla soprattutto come telelibera, che in questo momento lei sta dimostrando a chi ascolta che cosa significa la libertà. Questo per dirti che noi siamo aperti, sempre stati aperti a tutti. Ecco, torniamo a un momentino invece a quello che è il tuo lavoro attuale come politico. Direi che la cosa più importante è l'ecologia. L'ecologia vuol dire anche l'immondizia. Certo, estremamente vasto, sì. Che non è quello che succede naturalmente in tutta Italia, dove i fatti sono molto più eclatanti e anche brutti. Però anche a Biella ha i suoi problemi. Sì, Biella ha i suoi problemi, però dobbiamo essere onesti e dire che comunque vive una situazione di favore, perché comunque è certamente una città immersa nel verde, è una città che comunque ha un'aria pulita, è una città dove la pulizia, comunque ancorché sia un costo estremamente sostenuto che l'amministrazione sostiene, è decisamente dignitosa e decorosa. Quindi diciamo che grosse criticità non ce ne sono, e per il grado di civiltà che è stato raggiunto dai cittadini, che comunque negli ultimi anni ritengo abbiano acquisito sempre maggiore sensibilità verso i temi ambientali, quindi anche verso tutti quelli che sono i temi che riguardano il decoro, la pulizia e l'ordine cittadino. Non nego che qualche problema, soprattutto nei fine settimana, ci sono, perché obiettivamente questa cultura non appartiene a tutti, e talvolta ecco, la scarsa sensibilità, la scarsa attenzione di pochi purtroppo vanificano l'impegno di tanti cittadini. Cioè, Biella è un'isola, in questo felice. Caso ancora un'isola felice, si dice che è un'isola felice, poi magari non è proprio felice, ma comunque è abbastanza contenuta. Però ci sono dei problemi che riguardano sempre lo smaltimento dell'immondizia, le acque. Questo problema, col passare del tempo, l'avete risolto? Allora, in ordine
alla raccolta differenziata. Diciamo che Biella adesso sta viaggiando sull'ordine del 50% della raccolta differenziata, che è un dato lusinghiero considerate le dimensioni della città. Ovvio che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è quello di raggiungere delle percentuali maggiori. C'è da dire che contestualmente alla raccolta differenziata Biella porta avanti anche delle politiche volte squisitamente alla riduzione dei rifiuti, che fatalmente e perversamente vanno a ridurre, ad inficiare quello del dato della differenziata. Mi riferisco per esempio ai composter, che consentono una riduzione consistente del rifiuto organico, ma che va a incidere purtroppo sul dato della differenziata, così come probabilmente andrà ad incidere in senso negativo sul dato della raccolta differenziata l'installazione al quale stiamo lavorando delle fontanelle, che consentirà evidentemente una riduzione consistente della plastica. Per quanto riguarda l'acqua invece c'è purtroppo un problema che si è verificato nella zona sud di Biella, del tetracloroetilene, legato probabilmente ad una perdita di una vasca di un'azienda ormai in dismessa, che non opera più. Purtroppo si è infiltrata questa sostanza nociva nella prima falda, e attualmente l'ARPA, in collaborazione con i comuni e la regione, sta intervenendo per vedere quali sono le azioni immediate da svolgere. Non è un problema preoccupante, ma sicuramente va monitorato per evitare che possano esserci comunque dei problemi. Va tenuto sotto assolutamente controllo. Sì, ed è sotto controllo, tant'è che con un'ordinanza dei comuni di Ponderano, Gaglianico e Biella è stato proibito l'utilizzo dei pozzi da parte dei cittadini. Pozzi erano inquinati. Certo, è un problema, ha un'origine comune, nel senso che la stessa azienda purtroppo aveva questa vasca contenente questi solventi che raggiungendo la prima falda poi si è diffuso e quindi è interessato addirittura tre comuni. Poche settimane fa c'è stato un incontro proprio presso la sede dell'ARPA dove sono stati illustrati gli interventi che sono stati fatti e quelle che erano le azioni che nel breve termine sarebbero state poi messe in campo. E si può affermare ormai che il problema è stato risolto? No, la non soluzione del problema no, però quantomeno è stato individuato e in questo momento quindi arginato, o quantomeno si sono potute mettere in campo quelle azioni volte ad evitare che i cittadini potessero avere un danno da queste. Una domanda un po' d'attualità, anche se non è non si tratta di amianto, non c'è pericolo in quest'acqua? O c'è allora, qualche... No, non si tratta di amianto. Diciamo che per quanto riguarda l'amianto, una delle prime cose che sono state fatte da questa amministrazione è stata quella del censimento delle coperture in amianto. È stato fatto su indicazione della regione ed era un'attività necessaria perché con una propria delibera regionale l'amministrazione appunto regionale aveva stabilito che non avrebbero potuto ottenere eventualmente dei contributi gli edifici che non avessero dichiarato la presenza di amianto e quelle amministrazioni che non avessero fatto questo censimento circa le coperture. Quindi noi l'abbiamo effettuato, devo dire che abbiamo avuto un ritorno sorprendente per quanto riguarda le segnalazioni. Spesso e volentieri chi ha delle coperture in amianto è spaventato dai costi che deve sostenere. Bisogna dire che non necessariamente una copertura in amianto deve essere immediatamente rimossa, c'è un intervento dell'ARPA, ci possono essere interventi di altro genere che non comportano l'immediata rimozione, quindi con costi assai più contenuti si riesce a... Cioè, verniciature. Esatto, ci sono delle verniciature che di fatto impediscono che ci sia... L'amianto sì, esatto, e quindi diventi inalabile e perciò nocivo. Allora adesso noi potremmo parlare di ambiente, di trasporti, ne parleremo, mi auguro, una prossima visita che tu ci farai qui negli studi. Se le cose vengono dette di faccia è un altro impatto. Per questo primo incontro io ti ringrazierei. Sono io a ringraziare voi. Ti faccio ancora una domanda. Certo. Ti rimetteresti in politica? La politica è una passione. Malattia anche. È una malattia per certi versi, una malattia, quindi quando si contrae diventa difficile francamente allontanarsene, ma è anche se per certi versi
è fonte di preoccupazione, fonte comunque di tensione, fonte comunque anche di grosso impegno, perché comunque comporta il dedicare molto del proprio tempo a questa attività, dà anche delle soddisfazioni, anche se devo dire che in questi ormai 30 anni di attività politica il mondo amministrativo, il mondo politico, il panorama politico è cambiato in modo sconcertante. E quindi talvolta diventa difficile accettare questi cambiamenti o comunque riuscire ad adeguarsi, ad adattarsi per continuare a fare politica. Credi ancora nella politica? Ci voglio credere. Ci vuoi credere? Sì. Ebbene, ti auguriamo che tu continui in questo tuo servizio pubblico per la comunità e che tu lo possa fare con amore, tu lo possa fare con entusiasmo e tu lo possa fare soprattutto con uno sguardo al pubblico, che i nostri concittadini. Marzio Oliviero, grazie. Grazie a voi. A presto. A presto.